Amici, compagni, alleati, oggi sorge un'alba funesta sulla mia casata e sulla mia gemma. E vengo a svolgere il mio lavoro, quello di reggente dell'Accademia Esploratori, con il cuore pesante. Oggi la guerra contro gli stregoni trova un nuovo scenario. Il mare, il nostro mare. Hanno attaccato senza pietà la casata Nepturia, puntando dritti al cuore pulsante della stessa, la loro capitale, obbligando fondamentalmente la flotta a rimanere alla fonda per difendere i territori e la capitale stessa. Ciononostante, il guardiano Fedro ha intenzione di rispondere, di dare una risposta forte, utilizzando le casate minori, come la mia e le altre, che hanno giurato lealtà alla famiglia Nepturia, e utilizzando anche voi, gli esterni e gli aiuti che le vostre casate stanno concedendo a questa guerra. Questa battaglia in mare richiede lo sforzo di tutti, perché ciascuna delle vostre casate, di ogni casata maggiore, ha interessi in mare, che siano sulla costa, che siano per i trasporti, che siano economici o politici. Tutti noi abbiamo da perdere nel perdere il controllo del mare. E oggi, quindi, qui, dobbiamo combattere come un unico uomo. Oggi si combatte a Gennasia, la mia gemma. E ho già mandato dei miei esploratori a chiedere rapporto per scoprire meglio il nemico che dobbiamo affrontare, a ciò che noi si possa pianificare al meglio e si possa rispondere con la forza che il guardiano Fedro ci ha consigliato. Grazie, puoi andare. Dunque, i miei esploratori mi dicono che ci sono 6 nemici da affrontare, 6 flottiglie che stanno imperversando nei mari di Gennasia e che noi dovremmo affrontare in qualche modo. La prima flottiglia è composta da 4 imbarcazioni da trasporto truppe. Sono delle imbarcazioni non particolarmente pericolose quando ci si scontra con i cannoni, perché non sono bene armate, ma ovviamente molto complesse da abbordare, dato il numero notevole di truppe che si trovano all'interno. Assieme alle truppe pare ci siano anche vettovagliamenti militari e armi d'assedio, che verranno scaricate assieme alle truppe da qualche parte sulla terraferma per creare un pandemonio. La seconda flottiglia è composta da 2 brigantini a palo con 3 ordini di cannoni. Navi sufficientemente veloci, ma soprattutto con un potenziale di fuoco devastante. Se lasciate libere di imperversare, distruggerebbero fondamentalmente qualunque imbarcazione venisse loro a tiro. La strategia per avvicinarle non sarà semplice. La terza flottiglia è fatta da 3 corvette, navi snelle, agili, leggere, molto veloci. La loro tecnica è quella di mordi e fuggi, molto rapido. Attaccano le navi senza sosta, cercando di danneggiare quanto più possibile l'equipaggio, e poi fuggono via, veloci, rapide, pericolose. La quarta flottiglia è composta da 3 galeoni, navi pesanti, lente, goffe, ma estremamente robuste. Vengono utilizzate spesso e volentieri per speronare le navi avversarie. Parrebbe fra l'altro che a bordo di questi 3 galeoni ci sia un esercito di uomini armati molto pesantemente e che si occupano anche di creare danni e danneggiamenti agli scafi delle navi avversarie. Sono molto pericolose e abbordarle non sarà per nulla facile. Di contro, non sono dotate di grandi armamenti dal punto di vista del fuoco. La quinta flottiglia è una flottiglia un po' particolare, un po' strana, è una novità. Li abbiamo definiti dei vascelli arcani, sono dei vascelli potenziati dagli incantesimi degli stregoni. Potenziati in che modo? Non saprei dirvelo. Parrebbero essere dei normali vascelli che fanno tutto ciò che fanno infinitamente meglio. Hanno dei potenziamenti arcani che a noi non è dato sapere. Molto pericolosi e purtroppo non abbiamo sufficienti informazioni a riguardo. In ultimo non parliamo di una flottiglia. Parliamo di una creatura, una bestia. Gli avvistamenti, le leggende parlano di più teste, protuberanze che si innalzano dal mare. Non abbiamo una precisa idea di che cosa ci troveremo ad affrontare. In ogni caso, queste sono le informazioni che ho. E con queste informazioni mi auguro voi possiate sviluppare il piano migliore di risposta. Non so chi, quando e come attaccherete. So soltanto che queste 6 flottiglie
Stanno andando da qualche parte che noi non sappiamo e non abbiamo la più pallida idea di quanti danni possano fare qualora fossero lasciate indisturbate a raggiungere i loro scopi. Quindi è un accorato appello quello che faccio a voi, di trovare il migliore dei piani per contrastare il maggior numero possibile di questi nemici. Come fare lo deciderete voi. Adesso io devo andare perché la guerra è già qui e il mio posto è al fronte. A presto.